sentito i tifosi e il loro gradimento per questa iniziativa avremmo voluto intitolare la curva al Nino 12 e così oggi avviene eh, scoprendo questa targa alla presenza dei suoi, dei suoi familiari già una statua eh, campeggia all'ingresso della tribuna una stata, statua che è stata realizzata da Cosimo Bertone in eh, materiale di riuso una bellissima statua d'altezza uomo che riproduce la figura del Nini. Il Nini che è stato una vera e propria bandiera, un giocatore ammirato e rispettato da tutti, dai suoi tifosi, dai novaresi, ma anche dagli avversari. Un giocatore che quindi meritava sicuramente questa iniziativa. Lo facciamo tra l'altro nella settimana dove cade il giorno del ricordo, lui, Esule Fiumano, che è venuto qua nei primi anni di vita qui a Novara ed è entrato nel tessuto sociale della nostra città partendo dalle giovanili del Novara Calcio diventandone una bandiera. Quindi una doppia soddisfazione da questo punto di vista. E' qui presente la moglie, i figli, i nipoti, eh, quindi c'è qui la sua, la sua famiglia che penso sia contenta. Di questo ricordo nei confronti del nonno. Io lascio, e questa è un'iniziativa soprattutto per i tifosi del Novara Calcio, per i tifosi del Novara Calcio che portano in giro l'immagine del Nini in tutti gli stadi dove il Novara va. Lascerei la parola anche al presidente Ferranti. Prego, presidente. Allora, la prima volta che sono stato in questo stadio vedevo questa bandiera. E mi sono chiesto chi è questo quest uomo rappresentato dalla bandiera. Adesso me l'hanno raccontato e sono orgoglioso di essere qua a inaugurare questa, questa, questa targa e la, la curva intitolata Annini. E abbiamo qui un piccolo, un piccolo pensiero per la, per la signora, la maglia del Novara Football Club. Sicuramente un orgoglio essere qua oggi, l'avevamo promesso già nei mesi scorsi, il sindaco si era impegnato già nel 2019, l'abbiamo portato avanti, è diventata delibera di giunta, ufficialmente adesso la curva diventa curva Nino Udovicic, per noi è una pagina di storia importante per Novara, ma per il calcio e per lo sport nazionale. È un simbolo di quei giocatori che non hanno mai cambiato maglia, è ancora un simbolo veramente romantico per tutti gli amanti di questo sport e eh, oggi con grande orgoglio andiamo a, scop a scoprire questa targa, come diceva il sindaco in una settimana per noi importantissima, che è quella del giorno del ricordo e simboleggia veramente tutti coloro i quali hanno dovuto abbandonare le loro terre e ricominciare la vita da capo, ma dove lo hanno fatto hanno portato un valore aggiunto e Nini ce l'ha dimostrato. Beh, che dire, eh, l'emozione è tanta, è tanta, mio padre ha dato tutto per sta maglia, ha fatto anche scelte di vita, Novara, non ha scelto di andare in altre città perché Novara gli è sempre rimasta nel cuore, gli è sempre rimasta nel cuore, l'ha dimostrato, anche dopo quando ha smesso di giocare ci ha sempre tenuto, quando è andato in Serie A poi non vi dico l'emozione che aveva e niente, grazie a tutti, tra non so cosa dire, veramente, sono, grazie Diego, sono... Yeah. Questo e per altri motivi che andremo a rivivere insieme. Anche questa domenica entra nella storia. Nella storia di Novara, nella storia calcistica legata al calcio, eh, legata alla Serie D, legata alla storia della neonata società Novara Football Club, che già ha messo un tassello importante potendo consegnare la curva ha una nuova denominazione come avete visto Nini Udovicic sarà così ricordato per sempre come colui che oltre ad aver garantito con 516 presenze il maggior numero di partecipazioni a competizioni ufficiali con la maglia azzurra adesso avrà il suo nome legato alla storia del cuore battente quel vecchio cuore azzurro che da sempre illumina la curva nord un risultato la vittoria alla quale non bisogna mai abituarsi ma che in qualche maniera Qualcuno, eh, ha vissuto un po' come se fosse qualcosa di assolutamente dovuto. Mi dissocio da questo tipo di pensiero, anzi, sono particolarmente felice di poter essere qui ancora oggi a commentare un risultato positivo. Ancora una volta, i tre punti, quindi la piena posta in palio conquistata dai nostri ragazzi. E un um, altro risultato storico perché l'ottava vittoria consecutiva, l'undicesima consecutiva conquistata nelle mure amiche del Piola. Tanta carne al fuoco! I nostri ospiti di questa sera, il nostro portiere che è rientrato con la maglia numero uno a riprendere posto tra i pali, ovvero Matteo Raspa. Ciao Matteo. Ciao, buonasera. E il difensore, anche lui è rientrato, anche se oramai ti abbiamo già visto un paio di volte, ma hai avuto una lunga assenza, quindi bentornato in questo caso a Gabriele Pagliai. Ciao Gabriele. Grazie, buonasera. Un piacere ad avere qua due giovani, infatti per rimanere in linea con loro, per quanto va al di là dell'abito non posso garantire nulla, ma almeno mi sono messo del tutto informale, comodo, easy, ragazzi come dite voi, per essere assolutamente al vostro pari. Ecco, mi voglio mettere nei panni di chi con tutto l'entusiasmo, la voglia di vivere, di giocare, di proiettarsi in un futuro meraviglioso, sa interpretare questa sua avventura in maglia azzurra. Per quanto riguarda il portiere, la maglia può essere verde, gialla, però nel cuore è sempre cuore, azzurra, pelle. come il nostro cuore. Com'è stato questo rientro innanzitutto per quanto riguarda te tra i pali? Bene, bene, sono subito con la giusta consapevolezza, sono stato fermo due mesi e mezzo tra Covid e la rottura del piede, però dai. Anche un po' di scatole se vogliamo, scatole, <ride> oltre che del piede. Tante scatole. Hai, un po hai ripreso bene, perché ho visto che a parte i primi cinque minuti dove hai ripreso veramente confidenza con... Come si dice, il calcio comunicato. giocato, ma poi per il resto si è sì, andato sì, via sì, sì, bene, sì, bene, bene, bene. Sì. È una domanda che mi hanno certo. fatto i tifosi: se lo stavano chiedendo tra di loro, e naturalmente ci sta che si accenda certo. una curiosità di questo tipo. Era previsto questo tuo avvio da titolare, o poi una cosa che ti hanno comunicato all'ultimo secondo? Mi hanno comunicato all'ultimo. E quindi non è, è stata un po' una sorpresa, ma come del resto quando è riuscito? Perché durante il, sì, riscaldamento, il riscaldamento. Mi ricordo a ah, Caronno, se Caron, non me ricordo male, vero? Mi ricordo che in quel caso tu avevi abbandonato il cosiddetto sì. warm up e eri andato nello spogliatoio e non si capiva bene sì, cosa fosse stato. Ho voluto successo. provare lo stesso. Mi Hai provato? Ho fatto male il giovedì. il giovedì in allenamento. Mi sono allenato sopra, a mi faceva malissimo. Ho provato domenica il riscaldamento, ma. Troppo male, sono stato uscito. Bentornato perché no. ha portato bene anche portato questo bene. tuo ritorno a difendere bene. la Porta Azzurra. E invece, per quanto riguarda Pagliai, è un piacere innanzitutto conoscerti. Perché per la prima volta abbiamo occasione di chiacchierare e di incontrarci. Cosa è successo all'inizio di questo campionato per quanto ti riguarda? Oh, ero partito bene facendo, giocando abbastanza, poi, dopo l'infia con la Coppa Italia, col Pondonnaz. Eh, L'allenamento dopo in una partita ho avuto uno scontro con un compagno che mi ho sentito subito male al ginocchio e gli accertamenti dei giorni dopo hanno portato appunto la, la, il collaterale che praticamente si era distratto e quindi sono, sono durati un pochino di più i tempi di, di rientro perché appunto abbiamo voluto lavora, lavorare bene e, e stare sul sicuro. Tra l'altro si è rientrato in un reparto la difesa che proprio in questo periodo sta vivendo un momento importante, dopo che direi la scena se l'è giustamente conquistata eh, la potenza, la forza di questo attacco dai nomi importantissimi e dalla capacità di re realizzazione a dir poco invidiabile, la difesa ha saputo conquistarsi e quindi onore ai protagonisti della linea difensiva azzurra. Per, per aver fatto un lavoro con costanza, con intensità, rispondendo sicuramente alle indicazioni di un mister molto esigente, vero? Sì, e poi anche l'aiuto dei, dei grandi come Bergamella, Agostinone, Benassi, che a noi un po' più giovani ci tengono sempre sul pezzo e non ci fanno, non ci fanno distrarre nemmeno un minuto, ci fanno sempre stare con la spina attaccata e questa, secondo me, è stata la forza. De... Della, de, della difesa. Se è vero che in campo per i giocatori di movimento ogni allenamento è una sorta di competizione per guadagnarsi il posto in partita, è un refrain che Mr. Marchionni ripete a ogni occasione: gioca a chi se lo merita, gioca a chi è motivato, gioca a chi mi dà sensazioni, la mh, praticità di poterlo sì. impiegare subito. Credo che anche in porta se si sia creato un clima competitivo per cui quel posto vada Assolutamente. guadagnato. Com'è il tuo rapporto con i tuoi bellissimo, compagni? Bellissimo. di C'è tre fratelli, di bellissimo. Si vede, perché a me capita ogni tanto quando come hobby vado a scambiare un paio di ridicoli tiri di tennis, incrociarmi mentre mangiate, eh, è, è un piacere vedere il clima ah. con cui condividete questi momenti che in una vita di squadra tante volte sono un po' sofferti come se ah. fosse mai, mi tocca andare lì sì. magari sarei stato più volentieri certo. da un'altra parte invece è bello vedervi che siete proprio uniti con, ma forse con... è quella la forza eh, sì. essendo uniti poi ti porta a fare cose meglio no? piace 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 molto questa cosa ragazzi la gara contro il Barà ve la aspettate uh, come? Che, che, che cosa succede? sicuramente sarà una partita molto difficile un campo difficile sono una bella squadra comunque dobbiamo andare lì consapevoli con la voglia di portare a casa i soliti tre punti Sai che cosa stavo guardando del Bra, quando si dà un'analisi della classifica, ognuno ha il suo perché di soffermarsi su un dato piuttosto che un altro. L'equilibrio pazzesco. Vado a memoria, vado a braccio e la butto lì, però mi sembra che abbiano vinto 10 partite e perso 10 partite, subito 22 gol e realizzato 21-22. Comunque direi un bilancio che è più o meno come il mio conto corrente, grazie a Dio in equilibrio che con i tempi che corrono bisogna guardarci e starci attenti. Insomma, una squadra che davanti a un equilibrio dovrebbe produrre, secondo le aspettative, un gioco altrettanto equilibrato e quindi credo che il compito in questa situazione sia quello un pochettino di rompere questi equilibri, sapere spezzare il gioco, prendere le redini da tutto, giocare da Novara e andare via dritti. Ma prima di andare a questa partita, che sarà di scena domani sera in trasferta, quindi voi raggiungerete eh, Bra e lì eh, disputerete la gara con inizio alle 14.30. Parliamo un attimino, prima di andare a vedere le immagini, gli highlights, di quello che invece è successo nella gara che abbiamo appena consegnato alla storia, contro Imperia. Una gara che per la seconda volta di fila vi ha messo davanti a una squadra che ha fatto della fisicità un valore aggiunto al proprio gioco. Com'è stato questo impatto? Sì, è stata una partita sic sic sicuramente molto difficile perché loro erano molto schiacciati dietro, noi abbiamo dominato praticamente 90 minuti, hanno trovato un gol sulla nostra disattenzione eh, però è stato difficile perché noi dovevamo muovere veloce palla e inizialmente abbiamo fatto un, un pochino meno però poi il secondo tempo muovendo veloce palla era, loro, erano tutti dietro e c'era poco spazio fra le linee eh, quindi è stato un, po', un pochino più difficile però siamo stati bravi comunque a, tenerla, a, a mantenerla su quel ritmo e non eh, tenerli schiacciati poi come abbiamo visto l'occasione è arrivata e e dai ha fatto gol eh beh io direi che tra le altre cose c'è da mettere in evidenza una cosa che voi come giocatori direttamente coinvolti magari glissate la lasciate lì un pochettino ma io ci terrei a sottolinearlo visto che la partita di varese aveva aperto eh, dei commenti raccolti dalle tifoserie da una parte all'altra che si erano molto concentrati sull'episodio del gol di Michael Benassi che eh, potrebbe non essere stato del tutto regolare e quindi aveva acceso degli interrogativi uno L'avevo anche sottolineato, mi ero permesso di farlo prendendomi questo genere di in iniziativa: sottolineare che forse non era il caso, in un campionato dove il VAR o la VAR che dir si voglia non è prevista, di entrare in sala stampa da parte della controparte Varesotta. O varesina, che poi ci si arrabbia su queste cose, eh, con uh, un PC e far vedere l'immagine, un'immagine che non ha l'angolatura giusta, che non ha la telecamera che segue la linea di gioco, che non ha un frame che viene postato lì al millesimo di secondo. Io capisco può dare sfogo alla rabbia che una persona può aver dentro, ma accende delle discussioni Grazie. brutte che in parte ci ha fatto prendere un po' paura dicendo: "Attenzione che se adesso abbiamo ricevuto una volta tanto qualche cosa di buono da chi dirige la gara, eh, ce la faranno pagare da qua in avanti". Mi sembra che invece l'arbitraggio sia stato abbastanza equilibrato, ma e vengo al primo gol nostro, un tiro svirgolato bruttissimo, lo vedremo tra poco negli highlights, che era pensato o realizzato per buttare la palla fuori, ben oltre la linea di fondo, in realtà era un tiro così tanto brutto che manco io riuscirei a farlo, per cui il pallone che aveva pure una forza importante, ruotava su se stesso, non è uscito dal campo ed è rimasto lì, ma quando i giocatori di Imperia si sono trovati la palla sui piedi, tu eri in porta e tu eri lì a poca distanza, erano oltre la linea di fondo. Questa è la mia impressione. Sì. Non ho il computer, non faccio il frame, non ho l'angolo, non ho seguito a pari distanza. È stata una sensazione. Le cose si bilanciano, il calcio è sempre stato così, è vero che il calcio moderno, la VAR, ormai l'ha fatta propria, ma in Serie D la VAR non c'è e quindi dobbiamo essere sportivi noi, come sportivi tutti gli altri, ad accettare quello che è un parere che una volta può essere un po' da una parte, un po' dall'altra ma alla fine della stagione le cose si bilanciano come è stato questo gol Matteo? ti dico, l'abbiamo analizzato col mister eh, c'è stata una completa disattenzione eh, c'è stato eh. questo tiro rocambolesco come appena detto te la palestra è andata in campo eh, Manco il tempo di, di rendercene conto e eh, si qua ci hanno messo sta palla dentro fatto sta che non siamo riusciti a, a intercettarla però lì i vecchi sono quelli che vi avranno sicuramente detto che eh, eh, presente tipo certo. Vujadin eh, gioco fermo quando arbitro fischia, e cioè, lì dovete non concedervi queste leggerezze, ma, ma tu, io non sono nessuno per dirvelo, eh, era così, tanto per parlare come piace a noi parlare analizzando gli Ci eventi si che succedono, eh. si si, bisogna, bisogna crescere sugli errori, questo è successo, è stata una piccola leggerezza anche se Insomma, ci poteva stare. Che è sicuramente è una catena. E poi un altro episodio che ti riguarda direttamente, il calcio di punizione su cui Imperi ha colpito un palo che, qualora non fosse stato, ma con i Sei, ma non si certo. va da nessuna parte, la partita poteva prendere una piega diversa. Cosa è successo su quella punizione? Semplicemente ha, ha beccato l'angolo giusto. Eh L'abbiamo rivista, l'ho rivista due o tre volte, l'ha messa in un modo che è passato tra le due teste, tra la seconda e il terzo in barriera. E... È scesa Ed è arrivato a scendere, ha calciato bene, bene questo, ha bene, sì, questo va detto perché va riconosciuto il, il valore di chi si ha contro, è stato un calcio importante e quando le partite prendono questa piega c'è qualcosa lì nell'alto. Qualcuno ha voluto vederci dei segni importanti in questa partita che ha avuto come contorno questa titolazione della curva l'indimenticabile Nini Udovic, sicuramente un mito, un simbolo che rimarrà per sempre con la maglia azzurra. E, il fatto che chi ha segnato il gol, il nostro primo gol, Samuele Bonaccorsi, abbia il 5 sulla schiena, è eh, un numero che lui in maniera del tutto inconsapevole, ho boh, chiesto direttamente a Samu, si è trovato sulla schiena perché è il suo numero, ma era, guarda caso, il numero di Nini Udovici, la maglia numero 5 che tra l'altro il presidente Ferranti ha consegnato alla, ai familiari come segno di riconoscimento anche della nuova società a, alla figura di Nini e qualcuno dei giornalisti con una buona dose di poesia, però è riuscito a vedere all'uscita dallo stadio un raggio di sole bello, l'hanno anche fotografato, magari esce da qualche parte nei prossimi giorni sui giornali. Questo raggio di sole che dall'ingresso della tribuna andava proprio a battere e illuminare la statua di Nini che sta all'ingresso di sotto. Sono momenti poetici, ma il calcio, voi siete giovani, ve ne accorgerete ha bisogno di queste emozioni, ha bisogno di quello che voi create in campo perché poi diventi storia e perché questa storia accenda nuovi entusiasmi e non li faccia mai spegnere. Quindi sì. è stato un momento bello. E poi sì. il secondo gol di un Vutai che non ha sinceramente brillato come in altre eh, gare. però ragazzi, è un animale d'area D'Ardan. Sì, è una giocata che proviamo spesso perché il mister vuole, vuole che mettiamo la palla lì. È stato bravo Maglio perché Pino gli aveva dato un bel passaggio, e è stato bravo a controllarla, a spostarla e mettere la palla giusta, che ci ha insegnato il mister. Una bella palla che Dadi, poi sai che Dadi lì ha una sicurezza in aria, perché sa che quella palla la deve attaccare. E infatti, se andiamo a vedere i suoi gol, ce ne ha tanti fatti in questa maniera. Ragazzi le abbiamo raccontate quasi tutte. Adesso vedrete che in maniera molto condensata compatta vanno in un attimo, ma le emozioni, oltre a quelle che abbiamo già vissuto, in apertura di puntata, quelle tecniche specifiche della gara le riassumiamo in questi pochi minuti, insieme al parere di altri protagonisti in termine gara nelle interviste post partita. Vai! Ottava vittoria consecutiva per il Novara, undicesima sulle ultime 12 disputate. Un 2-1 che regola l'Imperia di Soda e che permette di festeggiare l'emozionante giornata dedicata a Ninudovicic con l'intitolazione della Curva Nord a suo nome. Partono forte gli azzurri, scambio Capannola Ribi, il suo tiro dalla distanza è respinto da Cefariello. Pereira ribatte in rete, ma è tutto fermo per fuorigioco. Gol che arriva puntuale però al minuto 33 con buona corsia a trovare il pertugio vincente su perfetto assist di Laribi, pura poesia ed emozione per lo stesso numero sulla maglia indossato dall'Azzurro e proprio da Nini Dovicic. Rete che sveglia i Liguri, corridoio di Canova per Cassata, raspa in tuffo e bravo ad anticipare l'attaccante. Ma il pareggio giunge al minuto 38, cross dalla distanza di Coppola. Il pallone prende uno strano rimbalzo ed è governato da Petti che dal fondo mette in mezzo trovando il tocco vincente di Cassata. Rete fortemente regolare per la posizione di fuorigioco del numero 3 nerazzurro, non vista però da arbitra assistente. La ripresa si apre subito con la bella girata al volo di Pereira che però termina alta sopra la traversa e l'occasionissima di Butai che non inquadra purtroppo lo specchio della porta con un potente tiro. Ma al minuto 28 grande spavento per gli azzurri con il palo pieno colpito da Rosati direttamente la calcio di punizione fa vento che fa crescere l'intensità al Novara che a 4 dalla fine trova il definitivo 2-1. Cross di Masi butta in patta e spedisce in rete il pallone. Numeri pazzeschi per lui con i 24 sigilli in campionato siglati. che subito il colpo perde anche la testa finendo in 9 per via delle espulsioni di Virga prima e con Antonio Lopo. Il triplice fischia arriva a consacrare il Novare sul rollino di marcia pazzesco che permette di mantenere il più 10 sulla Sanremese e il più 11 sul Città di Varese. Vara che nel secondo tempo ha praticamente mantenuto pallino del gioco e territoriale ha fatto una, non è riuscito a concretizzare diverse azioni poi nella classica domenica no, eh, ti arriva il calcio piazzato al posto del palo l'imperia trova il gol e si parlava di classica domenica sbagliata è il calcio questo se non la chiudi rischi sì, sì, esattamente, questo è il bello e il brutto del calcio, nel senso che eh, secondo tempo sicuramente abbiamo cambiato ritmo, abbiamo mosso palla più veloce, infatti abbiamo creato diverse occasioni e su quella situazione siamo stati sicuramente fortunati perché il palo eh, ci, ha, ci ha aiutato. Poi, ripeto, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Sicuramente quando si è sul pari la voglia è tanta, quindi la voglia è tanta, la voglia di fare, la voglia di, di essere concreti, di fare gol, quindi quello magari ti porta a essere un po' più agitati errore che, che non dovevamo commettere, poi siamo riusciti ripeto, a trovare un po' più di tranquillità, abbiamo creato diverse palle gol, e, e ripeto, alla fine secondo me abbiamo parlato a casa la vittoria meritatamente. Eh, I complimenti vanno alla sua gestione, da quando è arrivato all'Imperia sembra una squadra più solida, determinata, se non erro 5 punti eh, strappati prima di arrivare qua, il lato invece che volevo dirle, non le è sembrato che alcuni suoi ragazzi fossero troppo eh, nervosi oggi? No. Quello sicuramente, ma dopo alcune scelte del, dell'arbitro l'hanno fatto tenere la squadra e io non condivido assolutamente perché l'arbitro può sbagliare quindi bisogna stare calmi, adesso abbiamo due, due espulsi, abbiamo giocato anche con due espulsi e non va bene, noi ci dobbiamo salvare, non siamo il Novara che deve vincere il campionato, che ha quasi vinto il campionato, ma, però oggi non possiede niente la squadra perché era quello che volevamo fare. Peccato per il palo, magari se sarebbe diventata un'altra partita, però la squadra ha giocato anche alla pari con Novara. Sono contento della prestazione anche perché devo dare sicurezza e certezza a questa squadra perché poi dobbiamo continuare il nostro campionato. Non era questa la partita diciamo, che vincendo, cioè, eh, ci stava che potevi, che potevi perdere qua. Mi dispiace per come è venuta. Per la partita monumentale che hanno fatto i miei, perché noi siamo una squadra così, abbiamo un sacco di giovani, tanti giovani e quindi sono contento perché questa partita ci ha dato la consapevolezza che possiamo arrivare a salvarci. E un, sapevo che un, era un giorno particolare e il fatto che lui era un difensore come me magari mi ha dato quello stimolo in più oggi per far gol e spero che a questo punto magari ogni domenica festeggiamo una giornata del genere in modo tale che possa segnare... Eh, il più possibile, Vabbè, al di là degli scherzi, al di là del gol di cui sono molto contento perché comunque mi mancava, sono più contento per la vittoria che è venuta che ci ha dato ancora più morale per affrontare le prossime due partite che sono altrettanto importanti. Facciamo il conto alla rovescia, ogni partita è come per noi una finale e quindi è stato importante il mio gol ma soprattutto sono contento per il lavoro della squadra e per il gol di Dadi alla fine che ha portato alla vittoria. E ovviamente le squadre vengono qui e cercano di far punto perché, perché magari la piazza, lo stadio gli dà quella carica in più. Magari. E quindi oggi magari sono, si sono messi un pochino più indietro. E quindi, questa, questa è la difficoltà principale che abbiamo avuto. Magari dobbiamo essere molto più veloci a girare la palla, come ci chiedeva il mister, che ci ha chiesto a fine primo tempo e magari nel secondo tempo si è vista di più la velocità nel, nel giro palla. E poi. Siamo riusciti a trovare per fortuna la, la zampata vincente per vincere la partita. Mister, che era di corsissima, la stessa corsa che chiede a voi durante <ride> la preparazione degli allenamenti, ho visto la messa in atto nel post partita, quindi chi ne fa le veci? ha portato il parere tecnico sulla propria analisi di gara e quello che è successo, l'abbiamo raccontato prima, voi avete trasmesso le vostre emozioni da protagonisti in campo e adesso bisogna pensare a quello che sarà il futuro, le prossime partite. Ma prima di arrivare alle prossime partite, la curiosità di tutti noi cuori azzurri è quello di conoscervi meglio, quindi cominciando da Matteo, la tua storia come portiere, come sei arrivato qua a Novara e naturalmente che cosa sogni per il tuo Futuro certo. prossimo, allora io ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni, subito in po'. L'altro ieri praticamente, <ride> ieri. <ride> subito nella squadretta dove abito io a Genova. Ho fatto 2-3 anni lì, poi sono passato alla Sandoria subito e ho fatto 11 anni alla Sandoria. Tutti di fila, ho chiuso con, eh, con la prima squadra. Poi l'anno scorso sono andato in Serie C alla Venna e ora sono qua. E qui voglio sperare che tu abbia trovato quello che aspettavi di trovare anche e anche soprattutto un ambiente, come ambiente stavi dicendo prima, che favorisca la tua crescita: tifosi, spettacolari, tutto spettacolare. Anche perché arrivi da piazze molto importanti. Insomma, direi che a Genova sì. ci sono squadre, e soprattutto la Liguria, adesso, al di là di tutto, in Serie A, è credo l'unica città che abbia tre squadre contemporaneamente, sì, sì. E non è cosa di poco conto, vado così spannometricamente, ma mi sembra siano eh, unici. E, per quanto riguarda la Serie D, siamo proprio nel pieno ciclo Ligure, per cui tu vabbè, dovresti vabbè. trovarti particolarmente Accanto. a tuo agio. Invece, dalle terre toscane, la storia di Pagliai. Sì, io rispetto a Matteo, come altri compagni, sono stato un po' più tardi, intorno ai 7-8 anni a giocare a calcio. Eh, tardi e 8 anni a cominciarsi. Sì, sì, sì. eh, rispetto rispetto <ride> agli altri sì, perché i miei hanno sempre cercato di farmi prendere altre strade e ho iniziato facendo settori giovanili in, in, in squadre della de Toscana ho giocato un po' la Toscana, Ponte d'Era, Livorno, poi l'ultimo anno a Pisa l'anno scorso ho fatto una bella esperienza giù in Puglia a Casarano e que, poi mi ha, ha preso il Picerno quest'anno in Serie C dove ho, fatto, dove ho fatto il ritiro e poi ho avuto la chiamata del, del Novara e, e sono, non ho esitato a dire di accettarla Hai capito che lì c'era qualcosa che poteva garantirti un futuro importante Sì un percorso di crescita. Io credo che la parola crescita alla vostra età nonostante la statura sia eh, importante, nonostante voi siate degli under, però avete già una struttura fisica che si presta. Nelle ultime due partite l'abbiamo messo in evidenza, avete trovato degli avversari strutturalmente molto dotati. Io credo che voi continuando a lavorare abbiate questo obiettivo di raggiungere il livello dei vostri compagni di grande esperienza e saperla poi trasmettere a vostra volta agli altri. Le gare, abbiamo fatto due parole sul Bra per quanto riguarda, beh, visto che una Ligure è quella che poi incontreremo domenica alla Piola, il Ligorna che viene a giocare qua a Novara, come l'hai visto all'andata e come eh, pensi che sarà? è stata parecchio fastidiosa, uh, siamo andati a fare 2 a due lì. Sarà una partita difficile, come tutte. Con noi con la testa eh, dobbiamo portare a casa i tre punti per forza. Per quanto riguarda la linea difensiva, voi vi sentite sufficientemente protetti, è una curiosità che ho da tempo. Non ho osato chiederlo a Stefano Paglino la settimana scorsa al nostro ospite. Vi sentite protetti da questi quinti di centrocampo che fanno tutti questi chilometri che fanno avanti e indietro? Sì, sì io essendo, essendo quinto, io, <ride> eh, dobbiamo, farlo, dobbiamo farlo, perché sì, c'è la fase offensiva, ma prima bisogna pensare, essendo difensori, bisogna pensare a non prenderlo gol poi a farlo. E quindi è ciò che dobbiamo fare e lo facciamo al massimo. È bello che un difensore dica questo nel commento di una gara che abbiamo appena lasciato le spalle dove il gol è arrivato da un difensore. Quindi i chilometri di fate li fate volentieri anche Frank in grande crescita entra con sempre più autorevolezza nella, nella metà campo avversaria e altrettanto velocemente vedo che guarda con la coda dell'occhio la panchina. <ride> e si incammina molto rapido perché, sennò no, arrivano i rimproveri sotto quel profilo. Insomma, ragazzi, sono tutte le carte in regola per fare il salto. Voi cosa vi aspettate per questa fine di campionato? Io mi, mi aspetto che la squadra non stacchi la spina nemmeno, nemmeno un minuto. Perché, perché questo è ciò che ci diciamo, diciamo nello spiegatorio e ciò che ci ripete il mister. Penso che il nostro obiettivo tra il vice campionato è fare altre eh, 16-7 vittorie, quante ne manca! E poi. L'obiettivo è quello, noi vogliamo, vogliamo averlo nel miglior modo possibile, vincendo tutte le partite. Sono momenti che si scrivono nella storia, abbiamo aperto sottolineandone uno che rimarrà per sempre nella storia azzurra e come in qualche occasione ho già avuto modo di dire ancora più convintamente oggi, visto che si guarda al futuro, vista la vostra giovane età e la vostra voglia di continuare a crescere in maniera molto seria, eh, tutte le domeniche in ogni occasione in cui c'è la gara, visto che c'è anche l'infrasettimenale, si scrive un pezzo di storia. Questa serie D a Novara... Sarà ricordata, credo abbiate capito che è una piazza importante, particolare. Siamo gente un po' strana, come lo sono i Liguri, come lo sono i toscani. Come ognuno col proprio carattere e la propria propensione a volersi divertire e far divertire. È crescere nel calcio, crescere nel proprio club e lasciare un bel ricordo alle persone. Ragazzi, grazie. Io sono felice a nome di tutti di avervi conosciuto meglio oggi e continuerò a fare per voi perché naturalmente quello i cuori azzurri si aspettano e che questa sia una stagione trionfale non solo per i numeri ma perché bisogna bisogna ripartire così come si è ripartiti per uh, nuovi scriveremo mh. la storia allora come avete detto te. ma la state scrivendo ogni giorno ve ne accorgerete poi con gli anni che passano ogni momento importante nel piccolo anche questo lo è Ogni lunedì noi qui ci ritroviamo in prima battuta per registrare, poi tutto andrà in onda il martedì sera e in tutte le altre occasioni dove la trasmissione circola sui social, nelle repliche, nei replay, tutto quello che volete. È un'occasione per conoscerci meglio. Cuori Azzurri, grazie di esserci stati anche questa sera. Grazie a Matteo Raspel, il nostro portiere, voi. grazie a Gabriele Pagliai, il nostro difensore quinto che si fa un sacco di chilometri. Grazie a chi accompagna i giocatori a tutte le puntate, Polo Esposito. Ci risentiamo alla prossima con gli azzurri. Ciao. Ciao. Ciao ciao.